Ancora qualche giorno di pazienza e la Via Verde Costa dei Trabocchi vedrà nuovamente operai e mezzi al lavoro nell'attesa del completamento di un'opera strategica e complessa già apprezzata nei segmenti fruibili. È slittata a lunedì la posa del cemento armato sui tratti a rischio idrogeologico per circa 7 km da Torino di Sangro verso nord fino all'Acquabella sud di Ortona. Una volta completato il tracciato, si provvederà a perfezionarlo con la resinatura verde pastello. Nel frattempo saranno illuminate le gallerie e bonificate da infiltrazioni d'acqua. Per il mese di maggio 2020, tranne Lago Dragoni in territorio di Torino di Sangro, tratto letteralmente cancellato dall'erosione, la pista ciclopedonale sarà completata, mentre la riserva di Punta d'Erci di Vasto vedrà la compattazione del terreno senza nessun intervento di asfaltatura. Il sogno era quello di inaugurare la Via Verde in occasione del Giro d'Italia 2020 con un cronometro a squadre lungo il suggestivo percorso. Nel 2021 sarà possibile il presidente della provincia, Mario Pupillo. Questo non è un cantiere, non stiamo facendo una palazzina o un ponte in cui io progetto. Qui troviamo un territorio devastato dopo 10-15 anni che è stato completamente abbandonato. Siamo felici, contenti. Domenica qui c'era tantissima gente e ho potuto constatare la bellezza e quello che i cittadini si aspettano da questa opera, che sarà un volano per il nostro turismo. Per il prossimo mese di maggio, Per il con prossimo mese di il Giro maggio d'Italia. il Giro d'Italia non passerà quest'anno per un motivo molto semplice, non tanto perché l'opera non è pronta, perché sarà pronta, ma perché il Giro d'Italia arriva in Abruzzo all'ottava nona tappa. Qui avremmo voluto fare la cronometro a squadre come è stato fatto a Sanremo 3 anni fa, e la cronometro a squadre in un Giro d'Italia si fa nelle prime 2 o 3 tappe, quando tutte le squadre hanno lo stesso numero di corridori, non ci sono ritiri. Però ecco, stiamo lavorando, e questo devo dire anche con l'assessore Mauro Febo, affinché nel 2021 si possa partire o gestire questo spazio con una cronometro a squadre su questo tracciato. Diciamo, i tempi, al di là delle aree dell'area Ma noi post-erosione, per usufruire di gran parte del tracciato completo. completo, e dobbiamo aprire le gallerie, saranno le ultime che faremo, lo faremo anche quando ci sarà maltempo e quindi potremo lavorare al coperto. Io penso che per la prossima primavera sarà tutto completato, ovviamente salvo Lago Dragone.